Dai, non è possibile che io alle 7:50 del mattino ho già voglia di sushi. No, cioè, è impossibile. No, spengiamo i LED, non voglio niente di acceso in casa. Vai! Adesso raggiungo De Larz e Tuberanza verso le 11, quindi tra 4 orette più o meno, e gli dico se questa sera vogliono andare a mangiare sushi. Io non sto bene, cioè alle 7 del mattino ho voglia di sushi. Magari scrivetemi se vi piacciono questo stile di vlog. Perché ho tante idee, raga. Io viaggio tantissimo, quindi potrei farvi tanti bei vlog, sapete? Già, andiamo! Ed ora mi guardo Narcos durante il viaggio. Perfetto! Raga, sono arrivato adesso a Modena e devo cercare De Larz perché non so dove sia. Credo che sia qui vicino però, non lo so. Adesso lo andiamo a cercare. Ah, ma è lui! È lui! È lo youtuber! È lo youtuber! Ah, ok, c'è arrivato Fede adesso. Sempre al telefono comunque, sempre. Yeah. Vabbè, sì, Mirko c'è. Potevi farmi Mirko! Scattare, ma è esagerato come al solito. Cioè, Mirko al telefono e voleva fare lo scherzo. Ho perso il treno, mi fa. Arrivo alle 4 di pomeriggio, si è rovinato da solo. Come rectare Mirko, raga? Cosa stava a fare Mirko? Raccoglieva le olive sul treno. Raga, c'è dell'attrito vero, sì. C'è dell'attrito, raga, veramente incredibile. Tra The Larz e Tuberanza, poi, mamma mia. Troppo, troppo. Comunque stasera sushi, ho detto già i miei iscritti, Perfetto, vabbè. Già sushino tattico lì. Perfetto. Guardate un po' chi è arrivato, raga. Finalmente è arrivato colui che sta sempre a magnà. Guardalo. È colui che sta sempre in forma, poi. E c'è anche Yaki, attenzione. Ci trattiamo molto bene. Guardate come ci trattiamo bene. Non viene? Tac. Quanta robetta. No, aspetta. Quanto è buona! E che sta a fare? Ah, ok. Me sto fotte l'acqua, zii! È buona! Dani, si vuole fare un caffè, Dani? Sì. Però la mia macchinetta del caffè a casa c'ha due tasti e la so usare. Questa ne ha tre, non già non va bene più. Già ti impanico, insomma. Già mi impanico. Ciao, raga! Ciao! E più di gente, Dali? Breve, facciamo tutti foto, autografi, eccetera. E nulla, raga, questo Modena mi piace un casino. Tuberanza ovviamente fa sempre casino, ma il suo solito. Non so fare spostati un po'. Mamma mia. Allora, guarda che fashion blogger, guarda che fashion blogger. Ok, raga, stiamo iniziando, sono i primi. Cominciamo a fare foto, autografi con tutti. Ciao, raga. Dai. Oh, che cazzo riprendi? Oh? Anzi, riguarda, fai una bella cosa, riprendi questa. Ti prendi questa, zio. Ma stai riprendendo? Vai. Oh, che cazzo ci ho creduto! E l'hai pure rovinata. Raga, ci hanno portato i cornetti. Cioè, guardate che cornettazzi. Guarda. Ciao, sono Dwarz, questo è MTV e benvenuti nel Vi mostro il mio frigorifero. Giorgio Vanni, dove sei? Sono qui. Eccolo l'allenatore. Eccolo. Oh!
Siamo appena arrivati in albergo, siamo stanchissimi, siamo con Dalarz. E la stanza non è male, devo dire, guardate che bellina sta location. Ha fatto male, vero Dani? Pazzesco. Però voglio farvi vedere il fuori che è spettacolare. Allora, qui abbiamo il mio letto. Anzi no, il mio letto è questo. Questo è quello di Tuberanza. E Larz, Larz, vabbè. Ragazzi, un letto matrimoniale. Dov'è la tua sposa? Niente, me lo becco tutto io, così posso dormire così facendo tipo gli angeli della neve. Ragazzi, armadio e poi qua dentro, ragazzi, qua dentro dovrò censurare perché... Ciao Mirko, ciao, viva la merda! Ciao. Faccio vedere il fuori, ragazzi, che è spettacolare, eh? Andiamo a vedere il fuori. Oh mio Dio! Vedete che bel albergo che ci hanno lasciato qua a Modena? Ha fatto male. Sei contento Dani di questa esperienza a Modena? Che esperienza mista, è giustamente l'Emilia Romagna, sempre al top. Che top. Adesso andiamo al sushi. Pronto? È arrivato il taxi, raga. Sì, è arrivato il taxi. E andiamo su sushi. C'è da sapere se no. Ok, scendiamo subito, a dopo. Ok, a dopo, grazie. Vai raga, andiamo. Raga, Dani mi ha portato al sushi. Dani, giustamente i miei ragazzi mi portano a mangiare solo dei posti buoni. Buono, buono. Questi miei ragazzi. Dani, buono. Cosa prendi, Dani, da mangiare? Il ramen, perché mi piace Naruto. E io ramen minimo. Tu, Mirko? Io... Sushi di pistacchio. Signor Daniel, hey. Cosa ordina da questo buon menù? Ma io direi un po' di tipo tutto. Tutto preso? Tu cosa ordini, signor senpai Tuberanza? Allora, io prendo i fagiul, come si dice da noi, i fagioli. I fagioli, ma... E da mame. Stanotte ti bombardo dal letto. Tu ne hai assaggiati questi? Ah, raga, vi consiglio questi. Questi sono alta classe. Pignero. Sono alta classe. Li prendo, Dani, mi hai convinto. Poi sono singoli, puoi prendere uno di quello che vuoi. Oh, raga, guardate che roba. Guardate che robetta. Sarebbe un peccato se adesso io ti fregassi qualcosa, vero? Ah, oh, Dani, fammi una faccia sexy, Dani. Sei blu, che cazzo di telefono sta? Mirko, fai una prova d'assaggio, faccio vedere. Com'è? Ammete, quanto è buono, vero? Sì, vabbè. La vostra raga. Tanta più alla spicciolata. Pronto? Buono. Pazzesco. Raga, è arrivato anche il ramen. Guarda Mirchietto cosa si è preso. Ragazzi, è veramente bestiale. Mamma mia, Mirko, pazzesco. Sì, affogherò in mezzo a tutta sta roba. Guardate che roba. Guardate questo, raga, guardate questo. Beh, primo piano, vai Dani, in bocca, vai. No, me lo voglio mangiare dopo. Ah, dopo. Una roba più delicata. Faccio vedere. Mamma mia, guardate che robetta, raga. Guardate che robetta, vai. Buttalo dentro, Dani. Mamma mia, raga.
Mamma mia. Buttalo dentro, Dani. Questo non è male. No, questa è tanta roba. Guarda lì che bello poi. Non è male. E dai, Buongiorno, gente. Ieri sera dopo il sushi eravamo talmente stanchi che siamo morti lì. Veramente. Adesso si va giù a fare colazione. C'ho ancora tutto il sushi qua. Però un altro sushi non me lo farei in realtà. Te lo fai un altro sushi, Dani? Sì. Andiamo a farci un altro sushi, va? Dai. Sei contento, Dani? Buono. Mamma mia. Te lo spari sto salamino? Ti è, guardate che robetta, raga. Tac. Questa mattina invece io mi tengo leggero. Anche Dani si tiene leggero. Assolutamente, raga. La mortadella di moneta. Dopo me ne faccio altre 5-6 fette, dai. Non male. Formaggino. E poi carichi che si torna a casa. Questi sono tutti i regali che mi avete portato al Modena Nerd. Sono veramente tantissimi. Tranquilli che in un prossimo video li apro sicuramente, perché ve lo devo, allenatori, veramente grazie a tutti. Quanto è bella la mia vetrina. Mamma mia. Perfetto, allenatori, io sono appena arrivato a casa e ho trovato anche una bella sorpresa. Finalmente la maglietta di Prenditi un Dragonite è arrivata. Wow, guardate che spettacolo. Ti è, guardate che robetta. Non male, eh? Non male. Sarà in vendita a breve, quindi la potete trovare tutti. E poi magari nelle prossime fiere, quando ci incontreremo, me la portate e io ve la firmo tranquillamente. Voglio ringraziarvi tutti perché al Modena eravate tantissimi e soprattutto molto molto calorosi. E guarda, un'esperienza straordinaria. Grazie a tutti i ragazzi di Modena. Un bacione. Per tutti quelli che vogliono incontrarmi, ci vediamo al Games Week sabato e domenica e a Romix a Roma sabato e domenica. Quindi ci sarà occasione di incontrarci anche lì. E nulla, allenatori, io vi mando un abbraccione. Il tormentone Giorgio Vagni, dove sei? Finalmente sono riuscito a coronare il mio sogno. Sono salito sul palco con Giorgio e è stata un'esperienza veramente straordinaria e non vedo l'ora di farne tante altre. Da Federica è tutto, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Se ne volete altri, naturalmente lasciate un bel pollicione in su, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao allenatori, ciao!